Salve a tutti cari amici di The Obji Game e di WorldofWrestling.it. Amici, ma soprattutto amiche di The Obji Game e di WorldofWrestling.it. E mamme degli amici e delle amiche di The Obji Game e di WorldofWrestling.it. Qui è l'artefice, c'è Jack in compagnia. Lo specialista, Michele. E Remita Peppino. E vi diamo il benvenuto in questo secondo e ultimo JMP pre-show di Battleground, dove andremo a vedere il triple threat tra lo Shield, ovvero Seth Rollins contro Dean Ambrose, che è il campione, contro Roman Reigns, che rientra proprio il giorno stesso. Sì, la squalifica scade 20. Un paio di giorni prima, però ormai Raw e SmackDown vanno in diretta e non ha presenziato nessuno dei due. Però ormai è scaduto, quindi. Quindi può tranquillamente lottare, chissà come sarà accolto dal pubblico, ragazzi. Come sempre. No, se prima forse c'erano quei pochi che lo applaudivano, forse adesso anche quei pochi non ci sono più dopo quello che è successo. Forse ci saranno dei Pokémon? Probabile, forse è meglio andare a cercare i Pokémon. Che poi ho trovato. Vabbè, vi racconto poi. Forse è meglio non parlare di Pokémon. Pure i Pokémon. Allora io partirei subito. Perché sono stra sotto io con i Pokémon. Parlerei subito. Farei subito i pronostici in modo da dedicarci poi a tutto. Bravo, ok. Alla luce dall'aver visto sia Raw che SmackDown. Esatto, è cosa molto importante quella. Pepino? Non ho visto né uno né l'altro. Però no, alla luce del buio. Dite prima voi. Io prima devo dire una cosa. Gli amici a casa ci avevano già detto più volte di cambiare l'entrata di Roman Reigns. Non abbiamo ancora avuto il tempo, anche perché noi non siamo specializzati in questo. E se a voi il modo. Anche quello. Se a voi richiede magari 5 secondi, a noi richiede 5 ore cambiare solamente l'entrata. Quindi se uno di voi si muove a compassione e scrive passaggio per passaggio nel commento quello che c'è da fare, forse tra qualche episodio lo sistemiamo. Quindi, vai, pronostico. Vado, vai. Sai che è difficile, eh? Allora io invece mi gioco il mio classico euro dei pronostici su Seth Rollins. Sia perché c'è stata la contestata sua vittoria a Raw, poi tramutata in un pareggio, sia il fatto che a SmackDown Stephanie l'ha scelto indubbiamente come prima scelta assoluta, nel senso io Stephanie su lui punto tutto. Quindi io dico che secondo me a Battleground diventerà campione, porterà la cintura di campione a Raw, e a SmackDown saranno costretti a creare una nuova cintura, probabilmente di nuovo il World Heavyweight Champion. Magari faranno un bel torneo. Tutto qui, questo qua che è appena entrato neanche lo considero, perché se già aveva dei problemi con Vince McMahon prima della sospensione, adesso probabilmente ne ha ancora di più. Però andiamo a vedere. Io sono d'accordo con te. Forse prima ero un po' nella nebbia, adesso dopo che hai specificato in tutto, sono d'accordo con te, secondo me vincerà Seth Rollins. Anche perché ragazzi, ricordiamo che nel triple threat non ci sono squalifiche. Quindi possiamo dire che Seth Rollins è avvantaggiato, anche se Dean Ambrose se la cava con i match estremi. Però la furbizia vince nel triple threat. Dean Ambrose che nel main event di SmackDown ha sconfitto Seth Rollins. È vero, sì. Vabbè, dopo ne parliamo. Peppino? Roman Reigns. Ta-da! Roman Reigns che è andato a Raw assieme a Rollins, mentre Dean Ambrose è stata la prima scelta di SmackDown. E che quando è stato annunciato è stato riempito di fischi. Probabilmente nessuno lo voleva, neanche NXT. Doveva esserci lui al posto di Heath Slater. Eccolo qua, The Lunatic Fringe. Peppino, hai una motivazione dietro il tuo nome o è un... No, è un nome di pancia. È un nome a caso, visto che ormai tutto quello che vedo non ha senso. Butto a caso e tanto per fare piacere alla mia amica Anna, ti saluto, quindi faccio un grande favore stavolta, ti aggiudico che vincerà il tuo Roman Reigns. Perché io vi ricordo ragazzi, per chi non ha visto, chi non ha visto il video di ieri, Peppino è in estrema polemica con la WWE con il suo andamento attuale. Vabbè, vince Roman Reigns, ma io non so perché non ha senso, cosa c'ha vincere Roman Reigns.
Secondo me c'è qualcosa di sensato nella vittoria di Roman Reigns. Vedrete, le voci dicono che il push di Roman Reigns continui. Esatto, cari miei. Però quelle voci lì ha non fatto una pausa mai. Ha dovuto mollare il titolo perché ha dovuto star fuori per quella cosa che tutti sappiamo, e adesso che ritorna giustamente gli dovranno ridare il suo titolo. E invece io ti dico che secondo me la sua punizione continuerà. Già il fatto di aver perso Pulito, ma per me prosegue. Ma probabilmente a Battleground sarà lui che lo schiena. Su una cosa siamo d'accordo, probabilmente lo siamo con i vertici da WWE: il regno da campione di Dean Ambrose è stato sotto le aspettative di tutti. È vero, è vero. Quanto è durato? Un mese. Scusa, che faccio? Un mese non ha mai avuto possibilità di fare. Sono d'accordo con te. Esatto. Allora, come potete dire che è stato sotto le aspettative? Cioè, fatelo andare avanti un po'. Chiaramente, se non gli date la possibilità di fare qualcosa. Comunque già ai tempi dello Shield potevamo già immaginarci che prima o poi sarebbe arrivato questo match, e sicuramente valido per il titolo. Forse è arrivato un po' troppo tardi, perché l'hype che c'era prima un po' è sceso adesso. Sarebbe potuto arrivare prima, probabilmente l'infortunio grave di Rollins ha posticipato. È vero anche quello, hai ragione. Adesso secondo me non è più atteso come una volta. Adesso quasi la gente non se li ricorda più neanche insieme. Quindi potrebbe essere diminuito l'hype. Beh, c'è da dire una cosa importante: che la WWE ha fan che arrivano ogni giorno. E quindi tantissimi, comunque, nonostante sia un passato recente, non conoscono lo Shield. Magari li hanno sempre visti solo in singolo. Non so neanche di cosa stiamo parlando. È vero, intanto qui sono fuori dal ring, i conteggi non ci sono ovviamente perché non ci sono le squalifiche. Mi pare che l'overall del gioco fosse più favorevole a Rollins, mi sembra, di aver visto mentre lanciavamo la intro. Non mi ricordo, non mi ricordo. Roma Reigns so che è 90, dice che Dean Ambrose fosse 89. E probabilmente Rollins 92. Non ci credo. Hai visto che bella la edizione NXT di WWE 2K17? Sì. Chissà che mano magari possa arrivare. Bella anche l'action figure. E intanto Northern Suplex di Seth Rollins. Roman Reigns va con un braccio teso quasi a vuoto, però è riuscito ad atterrare comunque Seth Rollins. Battleground, che comunque farà da trampolino di lancio al pay per view dall'estate, a uno dei big four per eccellenza, SummerSlam. Probabilmente ci sarà un rematch, forse non ci saranno tutti e tre, però probabilmente due andranno ancora per il titolo. Sì. Sempre facendo menzione alla Draft Lottery, mi viene da dire un rematch tra Rollins e Roman Reigns, giustamente nel roster di Raw. Sì, potrebbero addirittura fare o finire il tuo ipotetico tournament per la determinazione della nuova cintura SmackDown a SummerSlam. Quindi direi che il più gettonato sarebbe comunque Dean Ambrose come finalista del torneo, sì, qualora ci sarà. E dall'altra parte un Bray Wyatt di nuovo. E allora ancora lasciamo, un Dean Ambrose proprio, e Bray Wyatt. Lasciamo proprio fuori sia John Cena che perché John AJ Cena e AJ Styles. Styles probabilmente saranno ancora impegnati a darsele. Magari non parteciperanno neanche al torneo. Io la mia speranza, dopo che ho visto Finn Balor e il club non splittarsi e andare a Raw, ormai è il Balor Club, quindi io spero di vedere quello in tempi brevi, poi lasciamo tutto al tempo. Un po' come abbiamo detto ieri, a me il draft è il draft dell'uso. Sì, bisogna anche vedere Randy Orton se tornerà da face o tornerà da heel. Bah.
andrà a sfidare Brock Lesnar. Brock Lesnar che è stato trovato per la seconda volta positivo a un controllo della USADA, che è l'agenzia antidoping americana, e non è una gridata in dialetto bresciano. E beh, qui continuano a darsene fuori dal ring, scazzottate la Bud Spencer e Terence Hill. Secondo me nel main event vero di Battleground se le daranno Roman Reigns e Dean Ambrose, e poi l'astuzia di Seth Rollins sarà tale da portarlo in netto vantaggio. È vero anche quello, chissà. Per me dimmi la sarà tua, il contrario. Dimmi la tua. Sarà il contrario. Cioè? Si mazziano Rollins e Dean Ambrose e quel pirla là non farà niente fino a che... Ma lui non è astuto. Finché arriverà alla fine dove se la giocherà con un Superman Punch e vince, basta, stop. L'unica cosa che sa fare è quella, non può gestire un match, quindi lo faranno tutti gli altri due, lui farà poco niente e alla fine un Superman Punch a uno dei due e via, porta eso il titolo. Ma se succede veramente così, che si fanno il mazzo loro due a fare il match, dice lui, la mail che ho pronta da mesi da inviare alla WWE stavolta la invio. Ma che mail? Oppure crolla lo stadio, oppure le altre infuocate, interverrà qualcuno a darle o a Rollins o a Dean Ambrose per farli perdere, perché giustamente dovranno iniziare una rivalità con qualcuno, visto che ora sono cambiati roster, e quindi dovranno farsi qualche nemico, e allora arriverà qualcuno a interferire, a rovinare, a rompere le balle alla gente, e quindi il buon Reigns può riscattarsi. Ma io non credo però, O torna l'Authority e torna la J&J con Kane, però Kane, se non mi sbaglio, è SmackDown, quindi senza Kane la J&J Security può anche stare a casa, quindi non credo ci siano interferenze. Okay. Io ho detto interferenze non di amici, interferenze di nemici. Sì, ma se pensi di Nemos, chi è che lo aiuta? Ma non sto dicendo che entrano a aiutarli, entrano a picchiarli. Devono così fare una rivalità, una faida con qualcuno. Dovranno entrare in quel momento lì. Devono farsi dei nemici, no? Nel roster, visto che sono cambiate tutte le... Non hanno nessuno, dovranno iniziare la rivalità con qualcuno. Dovrà arrivare qualcuno a rompere le balle. Sarebbe un peccato però se terminasse in squalifica. No, se termina in squalifica, forse Finn Balor con il in Ambrose non termina in squalifica. Ma guarda, perché lo vince Roman Reigns, intervento esterno. Il mio ragionamento è questo: Seth Rollins vince il titolo, continua la rivalità con Roman Reigns perché Roman Reigns è di Raw, mentre SmackDown mentre Dean Ambrose, che è a SmackDown, inizierà questo torneo e decreterà un nuovo campione WWE. Secondo me. Allora, perché adesso non qui c'è stato il Superman Punch, perché attenzione, non potrebbe entrare a interferire qualcuno di SmackDown a rompere le balle di Ambrose, così poi si portano la rivalità a SmackDown e da lì creano il titolo. Allora hai ragione, può essere anche così. Sai che invece conoscendo, preferirei un torneo sinceramente. Sai che però conoscendo il commissioner di SmackDown non vorrei mai che anche Dean Ambrose, Dean Ambrose perde e a SmackDown gli danno comunque la cintura di SmackDown che hanno creato apposta, così è gratis in regalo. No, però non sarebbe bello, perché magari loro dicono che bello, noi abbiamo il campione, e dopo il pay-per-view si ritrovano senza campione, non possono stare così tanto tempo senza per creare un torneo, glielo danno. Manca wrestling, come sempre. Segnatevi quanto vi ho detto, perché le mie parole saranno profetiche. Segnate il minuto esatto. È il controller wireless. Sì, non perdetevi d'animo perché il controller wireless si è scollegato. No, però devo dire, ma riguardo alle... ricollegheremo il controller. Io volevo dire però riguardo alle parole di Peppino, che l'ultima volta ha detto che Strowman... Allora, voi non avete capito una cippa di quello che ho detto io l'ultima volta. Il ragazzi, mio discorso accendo, non era
su quello, ma era un altro discorso che non avete capito. No, però io l'ho riascoltato dal minuto, hai detto che Strowman non poteva andare da solo. Ma quello che volevo dire io è che non potevano lasciarlo da solo se lo gestiscono in quel modo lì. Io volevo metterlo da solo sì, e gestire. Questo è quello che dicevo io. Bisogna gli vedere... stanno dando una possibilità. Bisogna vedere se cambia da solo però. E adesso voglio vedere se lo gestiscono nel modo giusto. Dirty Deeds di Dean Ambrose. Ma bisogna vedere se cambia o rimane il Braun Strowman che conosciamo. È quello che intendi. Cioè, se cambia, possono cambiare in meglio, perché è peggio di così. E poi vi ricordo che hanno spostato solo Braun Strowman. Di là c'è comunque Eric Rowan e Bray Wyatt. Wyatt. E Luke Harper. E aspettando un eventuale ritorno di Luke Harper, mi sa che la Wyatt Family rimane. Là hanno solo tolto Braun Strowman perché hanno visto che nella Family non valeva niente, hanno preferito metterlo da solo. E la Wyatt Family rimane quella originaria dei tre e non dei quattro. E anche qua ci sta. Però attualmente sarebbe dei due, di cui uno è, fuori è persino più scarso di me come lottatore. Perché uno è fuori ancora infortunato. Ma se loro vogliono poi gli amici a casa ci dicono di non insultare. Ma io non insulto nessuno, però se Eric Rowan è un lottatore lo sono anch'io. C'è da dire un'altra cosa però, che dei quattro, oltre a Bray Wyatt, l'altro che poteva essere diviso era Luke Harper. Io avrei messo Luke Harper da solo in un roster e Braun Strowman avrei lasciato insieme a Bray Wyatt. Allora piuttosto... Due! Mamma mia! Piuttosto allora avrei fatto Bray Wyatt e Rowan da una parte e Harper e Strowman dall'altra. Due e due. Così i due fanno tag team. Più e riescono a gestirla. E sicuro non avrei mai messo i due più bravi insieme e i due più scarsi insieme all'altro roster. Se no non avrebbe senso, non erano equilibrate. Quindi o fanno due e due mettendo i due più bravi, uno di qua e uno di là. Ha fallito una spia. Sì, però ma anche fare due e due. Una volta che i due di un roster vanno per le cinture di coppia e le perdono, poi cosa fanno? Si splittano comunque. No, rimangono in coppia. Lottano sempre in coppia. Come coppia? Hanno perso. Perderanno la possibilità dei titoli. Che cosa fanno? Vivono in restano simbiosi. In categoria tag team. Perché tutti gli altri tag team che ci sono, cosa fanno quando non hanno le cinture? Si splittano tutti? No. Allora, non è che uno perché non ha la cintura non deve essere in coppia. Però non li vedi neanche più, è quello che dico io. Invece loro non hanno... li vedi. Cioè, dai, non dirmi che gli Ascension piuttosto che altri altre tag team, dopo che hanno perso l'opportunità per il titolo, li vedi ancora nel main roster. Tu parli solo di Ascension, ma altri come i Dudley ormai l'hanno persa eppure sono lì ancora. Sì, diciamo che gli Ascension sono stati un po' un caso, l'unica coppia è quella, ma... Perché l'aveva pronosticato Pipigno. Adesso si mi... Attenzione però, eh! Quello che voglio dire io è che... È andato a vuoto di Nemo. Singolarmente, ragazzi. Luke Harper avrebbe le possibilità, è stato anche campione intercontinentale, non dovremmo limitarlo all'essere in coppia. È vero, anche quello. Ma se vuoi... Avrei messo Braun Strowman e Eric Rowan in coppia. No, è così, fai la coppia di scarsi, merda al quadrato, scusa. A fare gli spazzini, tra l'altro. Appunto per quello. Ma invece quello che dico io ha senso, perché metti almeno uno bravo da tutte e due le parti che aiuta a tirar su un po' l'altro. Comunque posso dirti la mia. Se metti le due merda insieme... Comunque per me la Wyatt Family non esiste più, secondo me. Non esiste più, è ancora presto per dirlo. Perché ti ripeto che finché c'è Bray Wyatt con qualcuno della stable, rimane in Wyatt Family. Beh, allora, Pepino, sono due roster, sono in quattro, era impossibile che li dividessero tutti e quattro. Quindi qualcuno sta sempre con qualcuno. Ma la Wyatt Family originale è quella composta da... Ah, ma Luke Harper non c'è. E se lo mandano a Raw? Bisogna vedere se Eric Rowan rimane con Bray Wyatt. Vedi che hanno mandato solo Braun Strowman di là, perché mi sa che c'è già programmato di tenere la Wyatt originaria tutta da una parte e isolare solo Strowman, perché hanno visto che faceva... Sì, io ti dico, secondo me, sappiamo già che a Vince McMahon piacciono quelli grossi, e ha mandato da solo per magari dargli un push, esatto. Ha
allora di là resterà la Wyatt Family originaria. Esatto, probabile anche quello. Bisogna vedere se nelle prossime puntate di SmackDown Eric Rowan rimarrà al fianco di Bray Wyatt o no. Però posso dire una cosa? La dica. A Raw hanno scelto il New Day come stable. A SmackDown hanno scelto Bray Wyatt, non hanno scelto la Wyatt Family. È questo che dico io. Secondo me lo split avviene perché sono stati scelti singolarmente. Ok, ok, va bene. Va tutto bene, qui Milan. Ok. Tu hai detto tu, noi abbiamo detto no. Che stable c'è? Focalizziamoci un attimo sul match Superman Punch di Nembro, se ne approfitta. Uno. Niente, solo contro di uno perché Roman Reigns va di pugni, ragazzi, Stranamente. Irish Whip al paletto. Di Nembro sanguina? No, sono i capelli. Non ho visto il rosso palesarsi. No, sono i capelli sulla fronte che sembrano il sangue. Cosa vuole fare? Un superplex? Seth Rollins ovviamente sta a guardare, poteva cogliere l'occasione per fare una guarda power, perché poi anche lui è meravigliato da questa cosa. Vabbè. Adesso potresti anche bloccare lo schienamento, esatto. Vediamo il nostro buon Jerry Lawler che sentiamo adesso, che non sentiremo più nessun tavolo di commento. Probabilmente ci sarà nei vari panel che precederanno i pay per view. No, probabilmente sai che ho sentito che magari, come si dice, panel sarà panel, vino al vino. No, probabilmente lo metteranno a Experience o a Main Event. No. No, a Superstar e a Main Event ci sono Corey Graves e l'altro Corey Graves, ma non c'è il figlio. Probabilmente paga cara la violenza domestica. Esatto. Neckbreaker intanto di Dean Ambrose. Comunque sono tutti e tre molto stanchi, Tutti e tre molto stanchi. Vabbè ragazzi, poi a proposito di Battleground, il match tra Zack Ryder e Rusev. Garren Young, primo sfidante al titolo intercontinentale. Santo il Dio. Attenzione, powerbomb al paletto. Turbuckle powerbomb, se non mi sbaglio. Com'è che si dice l'intersezione? Il cuscinetto? E vi ricordo che quando fanno queste cose... Quali cose? Queste cose qua, tipo Garren Young o Zack Ryder, per grandi titoli, di solito queste genialate qua li fanno anche vincere, no? Arrivano proprio in un pay per view di scarso livello che sta a precedere uno dei grandi pay per view della storia, perché devono fare la prova generale, perché si sa già Spear dal nulla, perché ragazzi, ci aspettiamo già che invece Pedigree vabbè, a SummerSlam è stato un genio Seth Rollins, ci sarà un colpaccio, non per niente un architetto, ci può stare, Però adesso non sa chi schienare, loro ci mettono gli scarsi adesso, perde tempo, perché a SummerSlam mi sa che avremo dei grandi uno, due, e no, non ce la fa ragazzi Seth Rollins, però aveva avuto proprio il momento giusto per eseguire il pedigree e lo schienamento, solo ci ha messo un po' troppo perché era vicino alle corde Roman Reigns, ma anche il come si chiama il manager di Dave Young? Bob Backlund. Che hanno, ti ricordo che hanno riesumato da non so che manager è, ragazzi, spiegatemi. Bob Backlund è stato uno dei primi campioni, ma non manager. Aveva perso, non fa niente, Diesel, ragazzi, forse. Il manager, io come manager penso uno che parla al posto del wrestler, come sì, ma siccome di manager adesso non c'è e nessuno, magari qualcosa interferisce, incita, non fa niente, non fa un tubo tranne che girare e correre come un pirla quando vince del Ring Young, perché è un motivatore più che un manager. No, un pirla è un motivatore, cioè non ce lo vedo come manager, ragazzi, non ce lo vedo, non so. Jimmy Hart non ce lo vedevi come manager? Non credo che l'abbia mai neanche visto. Esatto. Eppure più o meno era lì, Sì, ma se girava intorno al ring saltellando, urlando come un dannato con un megafono. Ma almeno col megafono distraeva l'avversario, probabilmente. Questo qui manco quello fa. Poi è troppo vecchio per fare il manager, dai ragazzi. Però il manager devi ma mettere. Ma cosa gli hai saltato di mettere la WWE? Poi no, quando ho fatto la battle royale, ragazzi, una cippa. Ok,
poi quando hanno fatto la Battle Royale per il primo sfidante, non era ancora iniziata che io ho detto vince Darrell Young, e così è stato. Non avevo visto, siccome di manager ce ne sarebbero disponibili che potrebbero fare il manager, ma non li prendono perché fanno i contratti alla cazzo di cane, diciamolo, perché non si può fare queste cose qua. Tu ce l'hai su ancora con Zebinho? Ma come no, ma che cazzo me ne frega di Zebinho? Hanno lì gente come Daniel Bryan che non può più lottare, ha dovuto ritirarsi, gli fai fare il general manager, ma fagli fare il manager a qualcuno, cazzo, che ti tira su qualcuno. Hai lì gente come Edge che muore dalla voglia di tornare sulle scene, mettilo a fare il manager a qualcuno, tornerà ancora sul ring a fare qualcosa. Christian, no, prendono i vecchi battuti. Dirty Deeds fare il manager. E qui credo sia finita, ragazzi, però è vicino alle corde. Però si rialza anche Roman Reigns. Esatto. L'arbitro magari. Però è Roman Reigns. Due, mamma mia, all'ultimo secondo. Roman Reigns riesce a interrompere lo schieramento. Roman Reigns che sanguina, ragazzi. E la questione dei manager che abbiamo detto anche ieri. Lana, Bob Backlund e Maryse sono andati con i rispettivi lottatori. Mentre Paul Heyman non è andato, non c'è nessuna menzione di Paul Heyman nel draft di Brock Lesnar. Vorranno dirci qualcosa? Vabbè, ma loro hanno scelto solo i lottatori. Poi è chiaro che il lottatore al suo manager, no, gli va dietro. No, no, loro hanno scelto il lottatore, poi hanno detto ed anche è qui che ti sbagli. Ah. Il manager o manageressa. Brock Lesnar non è accompagnato. Non hanno detto Paul Heyman. Non hanno detto Brock Lesnar with Paul Heyman. Hanno detto solo Brock Lesnar. E ciò fa pensare, magari in arrivo un nuovo Paul Heyman guy, ragazzi. Perché no? Ma vedremo più avanti. Per me non l'hanno detto perché è comunque ormai è scontato e sottointeso che Brock Lesnar e Paul Heyman, basta. Le sorprese. Sono... ha scontato anche The Miz, è sua moglie. Cosa unica. Ha scontato anche Lana, è la sua futura moglie. Ma quelle... Intanto il match si sta facendo lungo e violento, eh. Aia. Pugni a mano chiusa qui, di Dean Ambrose. Adesso Seth Rollins. Ma Seth Rollins non ci sta a fare da spettatore. Sta lanciando come una palla da bowling. Adesso tenta anche di strozzarlo. Attenzione! E si ricorre addirittura ai gradoni d'acciaio, ragazzi. Gradon, gradon! Aia, sanguina! Quindi eh? Tutti e tre sanguinano. Anche Dean Ambrose sta sanguinando. Sì, sì. Aia, ma non è giusto quindi, non sa più cosa fare. No, non riesce più a salire. Esatto, è bloccato tra i gradoni e gli Ambers. Sapete che io stanno giocando al Ciapano. A proposito di Ciapano, ho visto la puntata di Raw dall'altra sera. In cui c'era l'incontro Superman Punch. No, Superman Punch c'è tra 6 dei 12 uomini lì. Sì. Che quando poi se ne sono andati i Wyatt e gli altri che se ne sono picchiati fuori, c'è stata una scena che mi ha fatto troppo ridere. Quando nel correre fuori tutto il parapiglia lì, vedi Braun Strowman che parte con un calcio a vuoto a Kofi o a non so chi. A uno dei New Day, però gli è partito il calcio, ma quello là era proprio. E lui è partito parte. Con un calcio a vuoto e gli ha corso dietro a quello là. È stata una scena troppo divertente perché. Comunque, anche gestire contemporaneamente 12 wrestler sul ring non era semplice. No. Qui credo che il match non finisca più. C'è il Dirty Deeds, ma c'è anche Seth Rollins. L'architetto. A me ha davvero fatto tanta specie il fatto che nonostante Stephanie avesse la prima scelta assoluta non ha scelto il campione. Lei che voleva specie di specie animale. Lei voleva a tutti i costi il suo Seth Rollins.
che probabilmente è sicura che lui a Battleground vincerà il titolo. Anzi, probabilmente pensava lo vincesse proprio a SmackDown. Ma lei era convinta che l'avesse vinto Aro? Anche quello, sì. Ma lei era tutti convinti. Che... è Triple H che non si vede più, ragazzi. Triple H ha ancora la sua clausola di rivincita. Dopo aver perso il titolo. E a WrestleMania ce lo farà. Quindi Triple H, che noi non abbiamo più detto, ma che sospettavamo essere il general manager di Raw. Cosa mi dite della riesumazione ennesima di Mick Foley? Secondo me dovrebbe tagliarsi la barba prima di anche tutto. I capelli. Ma i capelli, vabbè, sono già abituato. Mettersi il jack e cravatta. Ma la barba, ai, ai Mick. Non me l'aspettavo, quello sì. E non posso dire altro perché vedremo più avanti. Probabilmente servirà per lanciare nella WWE sua figlia Noelle. È un no sense. Lo vedo un po' come il burattino di Stephanie. Boh, con Stephanie secondo me ci stava bene un general manager heel. Secondo me è così, non è il. È un no sense quella roba lì. Cioè. Però sembra non aver carattere. Non sapevano quindi cosa farne lì di Mick Foley. Soprattutto hanno deciso di fare questa cosa di mettere i general manager e i commissioner. Ecco quella lì un'altra bella. Perché non allora sapevano Vince McMahon cosa far fare a Daniel Bryan, e allora gli hanno fatto fare il general manager. Vince McMahon delega due commissioner che a loro volta scelgono due general manager, praticamente cinque persone per fare il lavoro di uno. E quelli li pagano tutti. Però vabbè, io spero un'altra cosa. Ace Slater non è stato menzionato in nessun roster e spero lo licenzino. No, assolutamente no. Non è stato scelto, è stato fatto un video da WWE che il povero Heath Slater rimane da solo nel backstage, si guarda intorno, spengono le luci. Chiaramente ci sarà dietro una storyline che lo porterà anche a essere pushato. Vedrai. Oh, santo il Dio! Altrimenti sei un demente, perché se accetti di fare quelle scenette, se non c'è dietro una ricompensa sei un demente clamoroso. E qui ritornano le mie parole famose su Heath Slater. Che tutti dicevate, ma Slater cosa? Vedete che Slater adesso salta no, fuori. Un wrestler normale, però sbaglio, accetta a fare una scenetta così. No. È deriso. No, è del Rio. È deriso. No, è Alberto del Taker. Attenzione, addirittura una following slam di Roman Reigns, e poi viene catapultato come una catapulta. Catapultato come una catapulta. Come una catapulta, perché intanto. Tu... Attenzione, Seth Rollins non interviene. Due! No! Ma non c'è stato bisogno. Roman Reigns non molla. Perché volevo citare il buon Macho Capatonda con come no, Macho Catapulta. Catapulta, anche quello, sì. Intanto Dean Ambrose sta facendo un riposino sul cuscino del paletto. Cugino. E qui un Samoa drop. Stay down, gli urla. Ma no, lo perché ascolta. Qui c'è una spear, ma viene tramutata discretamente schifosa. E infatti viene tramutata in un DDT e poi cos'è, una Scorpion DDT di Dean Ambrose. Potevano risumare Sting a fare il general manager. Anche quello. Di Sting non si sa neanche lui che fine ha fatto. Sting ormai è lo fame e basta. Si è visto, si è visto. Contratto da leggenda, e lo si vede solo in eventi promozionali. Neanche Hogan non è stato nominato. È da un po' che non è nominato Hogan, Tende lo schieramento dopo un DDT, 2, mamma mia! Poteva starci anche Ric Flair. Poteva starci anche il 3 qui. E qua bellissimo dropkick. E gli arbitri invece che gli arbitri fanno? C'è stato uno da NXT che è stato promosso a Raw. Poi basta. Poi gli altri non ci sono. Superman Punch incredibilmente fermato al volo. Con uno schiaffo e poi Dirty Deeds, ma c'è ancora Seth Rollins a guardare. E quindi e gli dice che sei pazzo. Ci sono qui soltanto conto di uno. Tenta una chop ma va a vuoto. E poi una schiacciata di là. Ma Dean Ambrose, ragazzi, li sta contrabbattendo tutto.
Belly to belly over the end, questo proprio, ragazzi. Tamina non è stata nominata. Tamina? Tamina c'è ancora, Tamina. Tamina non farebbe parte ancora da lui. Sì, ragazzi, Mojo Rawley e non mi prendono Bailey da NXT. Ecco. Ma più che altro Mojo Rawley al posto di Kevin Owens. Mojo Vilei da lì, ma chi è sto Mojo Mojo? Ma non è male. Faceva coppia con Zack Ryder a NXT. Ma se mi dici così, allora avevano declassato Zack Ryder a NXT. Adesso invece hanno promosso questo qua. Erano, con Zack erano Ryder. Gli Hype Bros. Ma guarda che in cima ci sapevano fare. Cioè, allora vedi che c'è qualcosa dietro il disegno. L'hanno rimandato qua per rimandarlo col suo amico Zack Ryder e hanno promosso anche Zack Ryder a mandarlo per il titolo per l'Intercontinentale. Ma sì, però Bailey e Austin Harris secondo me potevano fare il grande salto. E Alma là, anche quello là doveva. Chi è Alma? E quello Alma. Però c'è da dire che è stata promossa la Alexa Bliss. No, è l'altra, quella Carmella. Carmella che potrebbe ritornare a fare Carmella che non dal nome proprio mi no, dal nome è gran bella bella. Ma io mi accontenterei Carmella. Di Alexa Bliss, sinceramente. Pepino vedrai. E comunque no, potrebbe... non vedrò perché ormai Pepino va bene anche Nia Jax. Non guarderò più non guarderò più nulla perché ragazzi è in una verità polemica perenne anche a telecamere spense dobbiamo sì esatto già guardavo molto poco già io prima no, diciamo lo dai. SmackDown che facevano al venerdì non l'ho mai guardato guardavo solo Raw del mar quelle poche volte guarda non sei l'unico anche a me adesso non guarderò neanche Raw quindi figurati no diciamo che ultimamente cominciava a calare la bellezza di Rory cioè che non possiamo parlare male di perché sennò poi ci vengono a sapere comunque vengono a sapere è parecchi mesi che NXT è maggiore di quindi piuttosto che parlare male è meglio che sto zitto io spero che con questo draft qualcosa si sistemi inizialmente sicuramente sarà forse anche peggio però speriamo che col passare del tempo si sistema tutto. Intanto Dean Ambrose è morto, infatti. E forse siamo alla ne approfitta. E qui è finito, ragazzi. Dean Ambrose ormai. Dean Ambrose non ce non la riuscirà farà. Mai. Forse però... riesce. Forse riesce, ma c'è anche l'arbitro di mezzo. Uno, due. E tre. Ma non ha. Non si è sentito il ciak della mano dell'arbitro. Abbiamo pronosticato Seth Rollins e Seth Rollins ha vinto. In un mezzo che è durato tanto. Schienando. Roman Reigns, l'abbiamo azzeccata proprio, ragazzi. Tranne Pepino. Sì, ma il pronostico di questo non ha senso. Non vale niente se lui sbaglia. Sì, no, è vero. Il pronostico ha senso. Il pronostico del pay per view, non di questa cosa qua. Vedrete nel pay per view, amici cari. Vedrete che nel pay per view non ci sarà un match così bello. Si avvereranno le mie profezie. D'ora in poi dovrete chiamarmi il profeta Pepino, non l'eremita. Vedrete! Ridi! 38 minuti, pensavo molto di più. Quindi ragazzi, io vi ricordo come sempre di lasciare un voto a questo video, di iscrivervi al canale sempre se vi va e se non l'avete ancora fatto. Io vi ricordo la nostra pagina Facebook che è sempre piena di foto, video, notizie, aggiornamenti dal mondo WWE e non, ho detto 4 WWE, 4 WWE. Vabbè, quella lì insomma l'hanno capito. Siamo inoltre vicinissimi, avendo raggiunto i 9.800 iscritti al traguardo storico dei 10.000, quindi dite alle cugine, alle zie e ai parenti vari di mettere un big like alla nostra pagina, al nostro canale YouTube. Io vi ricordo il mio pronostico, com'è andato, e quindi è profetico, segnatelo. Vi ricordo che da settimana prossima non sarà più l'eremita. Sarò il profeta, e quindi vedrete perché. E vi ricordo anche inoltre quello che ho sempre ricordato, sosteniamo Wrestling Italiano perché sta notevolmente superando di gran lunga il wrestling americano, perché sinceramente comincio a pensare di seguire solamente wrestling italiano e di smettere di guardare queste cose qua, solo che non potrei dirlo perché in video non si può, quindi io vado avanti a guardarle per finta, però ecco, meglio che sto zitto. Vi ricordo anche ragazzi che domani e domenica arriverà come sempre
il walkthrough di Uncharted 4. Poi, così come la domenica sera alle 21 sul canale unificato dei PW Videos ci sarà la, la live di Battle. La Battle Royale. La Battle Live. Esatto, ma sono ubriaco. Però la nostra presenza non è ancora certa, ragazzi. No, anzi, è quasi certo che non ci saremo. Siamo in bilico. Siamo sul bilico. Ce ne sei, infatti. Penso che siamo. Quindi per oggi è tutto. Dall'artefice Jack, dallo specialista Michelle, dall'eremita profeta Pepino e polemico, alla prossima. Ciao, ciao belli.